avanti. Vado a te. Andiamo. Vado a te. Vai ragazzi. Vado a te. Ciao, ciao. Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Panorama Sport, una rubrica, la nostra rubrica dedicata interamente al girone E di Serie D, e valutare questa sera il turno spezzatino della quarta giornata, dove, come ben sapete, sabato erano in calendario tre anticipi: Arezzo, Terranova, Traiana, Livorno, Serravezza, Pozzi, Ostiamare, Lido, Ghivizzano. Con l'Arezzo, la gara dell'Arezzo che è stata rinviata per impraticabilità del campo, poi si continuerà domani sera con il Poggi Bonzi che ospiterà l'Orvietana e poi mercoledì ci sarà il quadro completo. Quindi andiamo a valutare insieme, andiamo a rivedere insieme almeno per quelle partite che si sono giocate e per quelle che sono le previsioni di mercoledì della quarta giornata. E quindi partiamo subito con Arezzo Terranova Draiana, con la gara sospesa dopo appena tre minuti, con il commento del direttore generale Giovannini. Un autentico diluvio si è abbattuto sul comunale intorno alle 15.30 di sabato e ha costretto l'arbitro Cardella di Torre del Greco a interrompere il gioco dopo pochi minuti. Si prova a giocare con le due squadre che entrano in campo sotto un autentico diluvio, e si possono notare ampie pozzanghere in diversi punti del terreno di gioco. Diventa impossibile giocare palla a terra e dopo tre minuti di gioco il direttore di gara sospende momentaneamente la partita per poi ritornare in campo insieme ai suoi assistenti e ai due capitani per fare un primo sopralluogo dopo 15 minuti e un secondo alle 16.15. Le condizioni del campo non consentono di proseguire il match e quindi gara sospesa. Si recupererà il prossimo mercoledì 28 settembre con inizio alle 17, come ci ha confermato il direttore generale Paolo Giovannini. Contro questi eventi non ci si può fare niente, prendiamo atto e stiamo facendo le carte unitamente al Terranova Bracciolini per giocare subito mercoledì come da gara di campionato e spostare il più possibile la gara per le 17 in maniera che per favorire anche un po' l'afflusso della gente. Comunque non vogliamo perdere il turno del campionato e quindi stiamo preparando tutta la documentazione affinché la partita si svolga come da calendario mercoledì 28. Nell'esordio casalingo del Livorno al Picchè, la formazione amaranta raggiunge il suo secondo successo consecutivo vincendo per 2-0 con il Serravezza Pozzi. Quindi ci vediamo il servizio con il commento di Cristiano Lucarelli che valuta, analizza, parla del gol messo a segno dal figlio che in questa circostanza ha dato il via al successo del Livorno. Marchio Vigar 2, che significa? Significa sicurezza sulle strade dei nostri clienti. I servizi? I servizi facciamo gommista, facciamo meccatronica, climatizzazione, assistenza, diciamo un bel pezzo di fetta per i nostri clienti, insomma. Cerchiamo di impegnarsi per portare avanti con serietà tutto il nostro lavoro. Sotto una pioggia battente, lottando e soffrendo, la prima al Picchi per il Livorno ci chiude con il sorriso. Gli amaranti nella quarta giornata del campionato di Serie D Girone E superano per 2-0 il Serravezza, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Tre punti firmati da Lucarelli e Belli che accendono l'entusiasmo del pubblico amaranto. E Livorno subito pericoloso con Rodriguez che lavora un buon pallone e conclude di prima intenzione. Logo Marsini si salva distinto. Al 18° il Livorno perde il suo capitano Luci che esce per infortunio e lo rileva da Lofaso.
Amaranto che nel corso della prima frazione di gioco vanno vicino al gol almeno in un paio di circostanze, prima con un tiro cross di Lucarelli e palla che attraversa tutto lo specchio della porta, poi a seguito di una triangolazione con Rodriguez che tenta la girata di prima intenzione senza fortuna. I gol arrivano nella ripresa quando, servito da Lofaso, Lucarelli di sinistro trova la conclusione vincente che sblocca il match e corsa sotto la curva del centrocampista Amaranto. Di Mattia, poi quella corsa sotto la curva, no? Il nome Lucarelli e sua maglietta che torna a segnare. Che emozione è stata per te che eri sugli spalti a vedere questa scena? È stata un'emozione grande, il terzo Lucarelli dopo me, dopo Alessandro, anche Mattia ha messo il timbro in questo stadio. Sono convinto avrebbe volentieri segnato nella porta sotto la curva nord, però va bene uguale. E più che altro sono contento per lui, sono tanto contento per lui perché ha voluto questa maglia rinunciando al professionismo, a piazze importanti come Taranto, Andria, in Serie C, e diciamo che è giusto premio per lui e uno stimolo a fare ancora meglio. Il finale poi è di sofferenza con il Serravezza che prema e trova anche il gol del pari su autorete a 10 minuti dal termine, ma per fortuna degli Amaranti si era alzata la bandierina del guardialino a segnalare il fuorigioco e il Livorno ne approfitta per chiudere la contesa all'85esimo con Belli. Karsakis ruba palla e guadagna la linea di fondo per mettere in mezzo, dove arriva puntuale Belli che mette a segno il gol della sicurezza, dare il via alla festa sugli spalti con Livorno che guadagna il suo secondo successo consecutivo. C'è soddisfazione a Livorno per questo secondo successo, come testimoniano le parole del tecnico Lorenzo Collacchioni nel suo commento post partita. Sì. Ah, ok. L'aveva detto ieri, l'abbiamo scontato. Chiamiamo la domanda ufficiale. Ok. Una partita difficile, assolutamente, contro una squadra attrezzata per fare bene per la categoria. Abbiamo vinto, che è un dato importante. Poi durante la partita c'è stato delle difficoltà, come è normale che sia. Però i primi 60 minuti la squadra mi è piaciuta tanto, fino al gol. Poi, dopo il gol ci siamo abbassati un po' troppo, secondo me subentra anche una cosa umana, di dire così, come lato psicologico, dove è stata una bella emozione, perché la squadra, io compreso, ero emozionato perché era la prima volta al Picchi e non mi nascondo. E lì diciamo abbiamo avuto un po' paura di vincere, diciamo, abbiamo... dobbiamo crescere sicuramente, rimanere più lucidi e bisogna aumentare la consapevolezza. La consapevolezza che deve essere quella che se fai gol devi continuare, devi avere coraggio ancora di giocare perché c'era tutti gli spazi, la partita si era messa in un modo per chiuderla prima. Questo è il mio pensiero. Poi, detto questo, la perfezione non esiste, abbiamo comunque ancora una volta saputo soffrire tutti insieme quando c'era da soffrire e poi la prima volta... Una delle prime volte che abbiamo rimesso palla a terra siamo riusciti a fare il 2-0 e lì abbiamo chiuso la partita, però c'è da prendere atto di tutto dell'atteggiamento che abbiamo avuto durante la partita, della voglia di portare a casa il risultato e tra l'altro come stiamo facendo la prima giornata. E adesso andiamo a vedere com'è andata fra Ostia Mare, Lido e Givi Borgo con il commento del tecnico Giorgio Galluzzo. L'Ostia Mare, vantaggio di Pera per i ragazzi di Maccarone al 26esimo del primo tempo. La squadra però spreca troppo ed è stata raggiunta dai padroni di casa al 20esimo del secondo tempo, che hanno ottenuto il pareggio con Milani. È un regalo da parte dei lucchesi che avrebbero potuto fare il colpaccio. Beh, noi oggi cercavamo obiettivamente una vittoria, quindi il punto guadagnato è buono perché abbiamo ripreso una partita che stavamo perdendo e in cui poi abbiamo pure rischiato di in alcune situazioni di prendere gol a campo aperto quando abbiamo perso un po' d'equilibrio, un po' sia sull'1-0 che sull'1-1, un po' per la grande voglia di cercare di riprenderla e poi addirittura di ribaltarla e un po' perché, ti ripeto, abbiamo perso un po' di distanze tra le parti, anche a abbiamo attaccato in maniera poco cerebrale, poco razionale, il rischio è quello.
e penso che in questo momento bisogna essere equilibrati, analizzare quelle cose che vanno migliorate, però secondo me la squadra c'è, viva, c'è un'idea, c'è un'identità e oggi penso che... Quindi, come ben sapete, la gara tra Arezzo e Terranuova Traiana si rigiocherà mercoledì al Comunale Città di Arezzo con fischio d'inizio alle 17. Però intanto domani c'è questo nuovo anticipo fra Poggi Bonzi e Orvetiana. Vediamo come si preparano i giallorossi e con quale determinazione devono scendere in campo per cominciare a far punti. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando di non svelare i segreti. Assolutamente, allora. Però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Il livello di questo girone di Serie D si è notevolmente alzato con Arezzo, Livorno e Follonica e Gavorrano, che hanno tutte le carte in regola per giocarsi la leadership della classifica, anche se dopo appena tre giornate è ancora presto dare dei giudizi, dove in questa griglia di prima scelta... Il livello di questo girone di Serie D si è notevolmente alzato con Arezzo, Livorno, Follonica e Gavorrano che hanno tutte le carte in regola per giocarsi la leadership della classifica, anche se dopo appena tre giornate è ancora presto dare dei giudizi, dove in questa griglia di prima scelta si può inserire il Poggi Bonzi. I giallorossi però devono riflettere e fare i conti con le prime due sconfitte di fila da un anno a questa parte, se qualcuno non li ha ancora archiviati. Poi vanno dimenticati velocemente i successi della passata stagione, concentrandosi sull'annata attuale. Occorre certamente ritrovare la serenità nel lavorare, sfoderando quella grinta e quella voglia di emergere che ha sempre contraddistinto il Poggi Bonzi. La debacle del settembre 2021 di Scandicci fu la molla che dette vita a un ciclo importante. Poi, se è vero che la storia si ripete in maniera analoga, le quattro sberle di Piancastagnaia e le tre di Trestina devono servire a invertire il trend. Martedì a Poggi Bonzi arriva l'Orvietana, una squadra tosta che ha qualità nel mezzo al campo e in attacco. Hanno eliminato non a caso il Grosseto e la Follonica Gavurrano in Coppa Italia e sono un collettivo organizzato. Gli zero punti in classifica non rispecchiano il valore di questa formazione, che è stata in partita a lungo anche con l'Arezzo. Mister Calderini in questi ultimi 10 giorni sicuramente ha avuto il suo da fare per assestare la difesa che nella scorsa estate per necessità è stata cambiata radicalmente. I nuovi calciatori del Leone comunque hanno qualità interessante, ma ovviamente devono ancora immergersi nella filosofia della tecnica e del gruppo e capire il modello di gioco. Ci vorrà pazienza, anche perché sono giovani e si troveranno a affrontare un'annata impegnativa. E il quadro di questa quarta giornata si concluderà mercoledì 28 settembre con la San Giovannese che andrà a far visita alla quotata pianese e vediamo quali sono le anticipazioni di Massimo Baggiardi, forzasangio.it, a Sport a chilometro zero. Per la San Giovannese è in programma la trasferta di Piancastagnaio al cospetto degli uomini di Vitaliano Bonuccelli, che hanno cominciato molto bene questo campionato con 2 vittorie e 1 pareggio. Proprio quest'ultimo rimediato a Gavurrano sembrava dovesse essere un altro successo per i bianconeri, ma poi alla fine un rigore di Marcheggiani, attaccante del Gavurrano, ha così impedito alla formazione bianconera di poter essere a punteggio pieno insieme all'Arezzo. Per quanto riguarda la situazione infortuni, sono rientrati in gruppo sia Zar che Manunta, questi due assenti da oltre un mese per infortuni muscolari, per cui insomma Fericano, in vista appunto di Piancastagnaio, ha quasi tutto l'organico a disposizione, eccezione fatta per qualche acciacchetto che lo stesso mister confida di poter recuperare proprio per questa importante partita. E andiamo a rivedere insieme adesso il quadro completo di questa quarta giornata.
La quarta giornata è iniziata con i confronti Ostiamare Lida Calcio, Givi Borgo 1-1, Livorno Seravezza Pozzi 2-0 per proseguire martedì 27 settembre con Poggi Bonzi Orvietana Calcio e concludersi mercoledì 28 settembre con Ponzacco Grosseto, Monte Sbaccato Città di Castello, Pianese San Giovannese, Trestina Follonica Gavurrano, Alto Pascio Flaminia, Arezzo Terranuova Traiana. Bene, con questo è davvero tutto per questa nostra serata dedicata al girone di Serie D. Ringraziamo le società di calcio per il loro contributo, per la buona realizzazione, la buona riuscita di questa nostra rubrica dedicata ai dilettanti e questa sera alla Serie D, come ringraziamo quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie. Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7, a Saione e nuovo punto via Guido Monaco, numero verde 800 909 206.